Benvenuti in una nuova puntata del podcast Point of View, Educatori Attraverso. Un podcast attraverso il quale attraversare con gli educatori la traversata con i loro adolescenti attraverso racconti, spunti e riflessioni. Oggi velocissimo perché è una puntata speciale. Siamo qui con Riccardo e Matteo e Don Stefano. Siamo al termine del tempo dell'essenzialità e alle porte della Pasqua, alle porte della Settimana Santa. La domanda che oggi ci accompagna nell'attraversare il nostro ponte è questa: cosa vuol dire vivere la Pasqua in oratorio? E per farlo ci facciamo aiutare appunto da Don Stefano Guidi, direttore della FOM. Ciao Don Stefano. Oh, ciao Matteo, ciao Riccardo, ciao a tutti quelli che ci ascoltano, migliaia e migliaia collegati da ogni parte del mondo. Io sono emozionatissimo perché non ho idea di quanta gente ascolterà questo podcast e di tutte le riflessioni che nasceranno. Sono anche molto contento che mi avete invitato qui a partecipare a Radio Marconi. E dai, entriamo in argomento. Entriamo in argomento facendoci aiutare dall'app. La Quaresima è il tempo di preparazione alla Pasqua di Gesù, vero centro e fondamento della fede cristiana. È il tempo in cui accrescere in modo consapevole la propria fede. Don Stefano, prima domanda: che cosa significa Pasqua e che cosa vuol dire per un cristiano celebrarla? Beh, allora, Pasqua nel suo significato letterale propriamente vuol dire questo: passaggio, uscita, attraversamento. E tutti pensiamo immediatamente alla liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, cioè Dio ascolta la sofferenza, il dolore di questo popolo reso schiavo, manda Mosè e dopo una serie di tentativi, adesso io sintetizzo la storia, avviene appunto questa liberazione, che è appunto la notte di Pasqua, l'uscita dalla condizione di schiavitù d'Egitto. Per un cristiano tutto questo assume una luce, un significato nuovo e diverso, perché Gesù parla di sé come della vera Pasqua, cioè del compimento della Pasqua, e parla quindi della sua persona, del percorso della sua missione qui sulla terra, della sua missione storica. E quindi Pasqua per noi cristiani fa riferimento assolutamente alla morte e alla risurrezione di Gesù, che ha dei significati importanti. È molto interessante che hai usato la parola attraversamento, no? Il nostro attraverso, il nostro attraversare in questa Pasqua, dove Gesù appunto è il compimento. Dopodiché, adesso che abbiamo parlato del viverlo da cristiano, proviamo a spostarci sulla comunità. Cosa significa vivere la Pasqua nella vita dell'oratorio, della comunità educante? Beh, vivere la Pasqua in oratorio, vivere la Pasqua nella comunità cristiana significa innanzitutto celebrare la Pasqua, che è l'azione che viviamo ogni domenica, ma direi tutti i giorni, cioè l'Eucaristia, quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli: fate questo in memoria di me, e quindi l'adorazione del suo corpo e del suo sangue, ricordando che è un corpo donato ed è un sangue sparso. Quindi non soltanto il ricordo e la celebrazione del fatto che Gesù ha donato se stesso, ma che questo dono è stato un dono che ha attraversato la sofferenza, non è avvenuto pacificamente, ma ha incontrato la violenza, il dolore, il rifiuto, il rigetto, e quindi è stato un dono, come potremmo dire, violento, cruento, caratterizzato da questo. E noi celebriamo l'Eucaristia proprio perché quella celebrazione non è semplicemente un ricordo di una cosa del passato, ma è quello che ci permette oggi di vivere quel momento di dono per tutti che Gesù ha fatto della sua vita, e quindi dona la sua vita anche per noi oggi. Questa è una cosa stratosferica. Il donare la propria vita anche all'interno dell'oratorio appunto è uno dei cardini, no? Il donarsi per gli altri. E mi sembra molto interessante che abbiamo parlato di comunità educante e di come questo dono faccia riferimento a tutti: bambini, adulti, anziani, giovani. Ma spostiamoci come focus proprio sul nostro target, diciamo così, gli adolescenti. In un cammino degli adolescenti, secondo te, che cosa significa vivere la Pasqua?
Secondo me la cosa più interessante, la cosa più affascinante è aiutare i nostri adolescenti a ripercorrere lo stesso cammino di comprensione che i discepoli di Gesù hanno vissuto a loro volta e che i Vangeli ci raccontano. Cioè Gesù, come dire, ha aiutato i suoi discepoli, diciamo i dodici per capirci, ad entrare nel mistero della sua vita e della sua missione. E quindi il Vangelo ci racconta proprio questo percorso, fatto di incomprensioni, di entusiasmi, di passi in avanti, di passi indietro, di slanci e di cadute. Questo è stato il cammino dei discepoli. Con gli adolescenti sarebbe bellissimo aiutarli a ripercorrere lo stesso cammino, aiutandoli a entrare nel mistero della Pasqua di Gesù, che sostanzialmente è il modo con cui Gesù interpreta tutta la sua vita. Mi sembra molto interessante il parallelismo tra gli adolescenti e i discepoli, no? Parlavi di un percorso fatto di entusiasmi, slanci, cadute, dubbi, no? Penso a Pietro che all'inizio gli dice: no, ti seguirò per sempre, e poi appena il gallo ha cantato tre volte se n'è andato, no? Che è tipicamente umana questa cosa, tipicamente adolescenziale, no? Non sto dicendo che San Pietro sia adolescenziale il suo comportamento, però è tipicamente adolescenziale questa modalità, no? Questo entusiasmo, questo attaccamento che poi alle prime difficoltà può incrinarsi, ma che poi ritorna come una sorta di spirale, no? Quindi pensare ai discepoli come adolescenti e pensare soprattutto alle loro emozioni dei discepoli, alle loro situazioni, alle loro difficoltà e ai loro entusiasmi può essere molto interessante. Sì, è molto interessante anche perché vuol dire che ci immaginiamo un'esperienza progressiva, cioè un cammino che deve essere costantemente ripreso e rilanciato. Cioè, alla fine, in definitiva, i discepoli non volevano la Pasqua come Gesù l'ha intesa e come Gesù l'ha comunicata, perché avevano in mente un Dio vincitore, vittorioso, che uccide i suoi nemici, che conquista il mondo, e quindi non volevano che Gesù si mostrasse perdente. Questo è il problema, questa è la crisi dei discepoli. Gesù arrivava dicendo: io devo andare a morire in croce per salvare l'umanità, e Pietro e gli altri dicevano: ma tu sei fuori, ma tu non ragioni, no? Lo rimproveravano perché era inconcepibile che Dio potesse perdere. Ecco, questo è ancora oggi. Cioè, la Pasqua ci deve mandare in crisi. Cioè, se noi celebriamo la Pasqua come fosse il Natale, no? Ecco, un po' addomesticati, infatuati da questi riti anche consumistici che ormai ci sono da tutte le parti, non va bene. La Pasqua è una cosa che deve mandarci in crisi, perché oh, ragazzi, si parla di vita e di morte. E infatti prima, Don, parlavi della Pasqua come fatica, come il sangue, come un dono faticoso, che è un po' quello che viene chiesto ai nostri educatori, non tanto quello di mettersi in croce e sputare sangue, ma di essere al servizio degli altri, di fare fatica, di perdere tempo e un po' perdere, come stavi dicendo bene, e non solo, vivere nel successo di avere incontri con 50, 60, 70 adolescenti che pregano super, ma anche avere momenti di fatica, di perdita e essere se stessi. E mi gioco anche l'asso: se i discepoli rappresentano un po' gli adolescenti, gli educatori chi sono in questa Pasqua? Secondo me siamo tutti come discepoli in cammino, cioè dentro un percorso graduale, quindi non dobbiamo dire: beh, allora voi siete come i discepoli, noi invece che siamo gli educatori siamo già arrivati. Assolutamente no. Cioè, dobbiamo invece aiutarci a riscoprire proprio la forza dirompente del messaggio della Pasqua in una società che ci vieta il difetto, la sconfitta, in una società che ci dice da ogni parte che se c'è il sacrificio e la sofferenza non c'è felicità, non c'è soddisfazione, non c'è gratificazione. Quindi il tema è anche, riportandolo su un discorso più educativo, aiutare i nostri adolescenti, e qui mi rivolgo agli educatori, a dare il nome giusto alle situazioni di sofferenza e di fatica. Questa può essere una bella domanda. Ecco, come nominiamo le esperienze di sofferenza e di fatica, di piccole sconfitte, di piccoli sacrifici che anche da adolescenti sperimentiamo e cominciamo a vivere? Dalla capacità di dare il nome giusto dipende molto anche del cammino interiore dei nostri adolescenti.
A questa domanda penso non abbiamo risposta, però sentendoti parlare mi è venuto in mente che questo tema si sposa bene con quello del pellegrinaggio, dove tutti, educatori compresi, devono riconoscersi in cammino, quindi sono guide per i loro adolescenti, ma essendo anche loro stessi in cammino, in fatica, alla ricerca di quei nomi con cui nominare ciò che vivono. E quindi quanto quest'anno, quest'estate, questa Pasqua può lanciarci nel modo giusto a capire che anche la debolezza, anche la fatica, anche il sudore del pellegrinaggio è una modalità possibile dell'essere umano, e quindi la debolezza non rende meno degna la vita di essere vissuta, ma è ciò che fa l'umano umano. Sono d'accordo, Riccardo, perché credo che quando leggiamo il Vangelo ci accorgiamo che Gesù ha fatto proprio così, cioè ha aiutato i suoi discepoli e quindi la comunità educante, no? Facciamo un paragone, che oggi accompagna gli adolescenti è chiamata a fare un po' la stessa cosa che ha fatto Gesù con i suoi discepoli, aiutando a interpretare il cammino della croce come un cammino di amore. Gesù chiama la croce, potremmo dire, unicamente in questo modo. La chiama come amore, e l'amore cristiano è caratterizzato dalla dimensione della croce, non è il contrario della croce. Noi abbiamo un'idea idealizzata di amore, no? Dove c'è amore non c'è dolore, non c'è sofferenza, non c'è fatica. Invece l'amore cristiano è un'idea, è un'esperienza completa di sintesi, di forza, capace di interpretare la complessità della vita. Ecco, accompagnare gli adolescenti dentro questa comprensione della vita illuminata dalla croce è davvero qualcosa di straordinario e di veramente cristiano come percorso che si vive in oratorio. Io volevo sottolineare un'altra cosa che hai detto che mi ha colpito molto, cioè il vivere la vita con mistero. Prima, nella tua analisi sociologica, hai sottolineato come l'amore e la vita vengano vissute con leggerezza, con anche superficialità, perché non si tiene conto del dolore. Secondo me un altro aspetto che la Pasqua ci dice è il mistero, cioè il fatto di stare all'interno di un mistero, di una cosa che non si capisce, di una cosa che ci colpisce perché è irrazionale. E oggi invece noi abbiamo bisogno sempre di risposte subito pronte. Invece credo che, anche parlando personalmente, la mia fede sia nutrita di più dalle domande che ho, dai dubbi che ho, piuttosto che dalle certezze che ho. E secondo me vivere questa cosa con gli adolescenti è interessante, stare in qualcosa di cui non si ha risposta. Questo è verissimo quello che dici, Matteo. Io credo che anche Gesù abbia vissuto così la sua passione, no? Quindi non come un momento della sua vita complicato ma totalmente illuminato, cioè ma un chiaroscuro con momenti di buio, con momenti di ombra, che però si è risolto in una grande determinazione di amore, no? Perché Gesù ha vissuto così la sua Pasqua, come un momento di dono, una decisione di donarsi, come una decisione di donarsi anche per evitare di mettere letteralmente in mezzo e di coinvolgere pericolosamente i suoi discepoli. Ricordiamo la scena dell'Orto degli Ulivi, quando Gesù stesso si mette davanti ai soldati e caccia via i suoi discepoli dicendo: loro non c'entrano niente, prendete me. Quindi anche questa cosa è straordinaria, cioè Gesù ha sempre camminato su questo percorso di amore del prossimo anche a costo della propria vita. La Pasqua è anche questo, non è un'illuminazione totale, ma è una luce che ci guida e che diventa sempre più forte, sempre più intensa fino al giorno della risurrezione. Straordinario pensare che comunque Gesù muore e viene sepolto, per 3 giorni sta nella tomba. Questo ci dicono i Vangeli, la risurrezione avviene dopo 3 giorni, quindi l'esperienza del morire, della morte, dello stare nella tomba, Gesù l'ha vissuta e ci è andato incontro con la fiducia in Dio, ma sicuramente anche con tante domande, con tante perplessità e forse anche con tanto buio. Ma questo è la bellezza, la grandezza della nostra umanità. Provo a riassumere dicendo questo. Celebrare la Pasqua, allora, è testimoniare tutta questa bellezza di cui stavi parlando. E sul tema della testimonianza, che è il prossimo passaggio dopo la Quaresima del tempo, del metodo attraverso, l'applicazione ha qualcosa da dirci.
Nel tempo post-pasquale la comunità cristiana è chiamata a vivere i segni della risurrezione di Gesù e a gustare il dono della sua presenza da risorto. Chiediamoci dunque come spendere questo dono? Dunque, come spendere questo dono? Don, ti faccio una domanda difficile e inaspettata. Proviamo a dare tre modi, tre tecniche, tre azioni pratiche ai nostri educatori per celebrare questa Pasqua, questo triduo e testimoniarlo agli adolescenti. Domanda difficile, perché poi questo incontra inevitabilmente le realtà molto diverse dei nostri oratori e anche le possibilità, anche le tradizioni. Però direi che possiamo lavorare su queste tre dimensioni. Il primo, direi, la dimensione dell'interiorità. Ecco, la prima dimensione su cui lavorare è quella dell'interiorità, del silenzio, dello sguardo introspettivo, cioè dell'aiutare i nostri adolescenti a vivere questi giorni come giorni anche di vuoto, anche di pausa, anche di sospensione. Quindi lavorare sulla dimensione dell'interiorità. Secondo, lavorare sulla dimensione del servizio, no? Quindi lasciandoci ispirare, se volete, dall'episodio della lavanda dei piedi, no? Come entrare nel mistero della Pasqua? Si entra anche attraverso questa porta, una porta che si apre sulla dimensione del servizio, aiutando i nostri adolescenti a riconoscere chi sono i poveri Cristi crocifissi della cultura contemporanea, della nostra società, tante persone invisibili non viste, no? Quindi il servizio rivolto verso gli ultimi. E la terza dimensione per entrare nel mistero della Pasqua con i nostri adolescenti, l'esperienza dell'uscita, no? Quindi qualcosa che ci porta fuori sia come gruppo adolescenti, sia come oratorio, ma anche qualcosa che ci porta fuori, che ci aiuta a uscire da una situazione personale da cui vogliamo liberarci. Quindi le tre dimensioni sono l'interiorità, il servizio e l'uscita. Questi tre consigli ci hanno aiutato a percorrere questo ponte particolare, questa puntata particolare dedicata alla Pasqua. Don, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Ma io vi ringrazio, mi sono divertito tantissimo, è stato molto bello e spero di potervi ritrovare ancora alla prossima puntata. Noi vi auguriamo una buona Pasqua. La mail a cui scriverci è sempre la stessa, adolescenti@diocesi.milano.it. Questo era Point of View, Educatori Attraverso, con Matteo e Riccardo e Don Stefano.